dobbiamo tutti essere sintetici. Quindi le motivazioni sul merito per cui bisogna votare no perché c'è una oggettiva riduzione della rappresentatività della nostra democrazia sono chiarissime, lampanti ed evidenti anche e soprattutto per i territori meno popolosi e più periferici del nostro paese. Ma la cosa più importante è oggi capire che questo referendum interviene su una proposta di riforma costituzionale, cioè questa piccolissima cosa, questo mischinissimo taglio, questi tre articoli sono la riforma costituzionale che ha pensato di fare una classe politica che è la massima espressione di questa legislatura. Quindi anziché occuparsi di federalismo, di presidenzialismo, di cameralismo perfetto, eccetera, loro hanno individuato il problema delle nostre istituzioni nel fatto che ci sono un po' più di parlamentari del necessario. Quindi questo ci fa capire quale sia il lascito e la cultura istituzionale delle persone che hanno voluto questo referendum. E quindi noi dobbiamo usare questo referendum in maniera quanto più possibile pervasiva per dare un messaggio, per far capire che in Italia oggi esiste un confine, un crinale fra chi porta avanti l'antipolitica e chi invece ha la massima stima dei valori e delle idee politiche, che sono comunque il sale del nostro futuro e del nostro mondo. Per questo motivo noi dobbiamo votare no a questa casta che si è imposta, fatta di incompetenti e di improvvisati. Noi dobbiamo votare no a chi pensa di risolvere i problemi tagliando la democrazia e non tagliando la spesa pubblica o la burocrazia. Noi dobbiamo votare no al fatto che in questo paese ormai si continua ad andare avanti sollevando degli argomenti di distrazione di massa e non affrontando i problemi veri di questo paese, che sono essenzialmente problemi di governo, di lavoro, di welfare e di sicurezza. Quindi io sono molto contento che a questa battaglia partecipino le più importanti famiglie politiche di questo paese, da coloro che si ispirano alle idee liberali, a coloro che si ispirano alle idee socialiste, a coloro che si ispirano alla grande storia cattolica del nostro paese, a quella radicale, anche a quella comunista. Sono tutte famiglie che esprimono un pensiero politico, una fiducia della politica, una fiducia nelle regole democratiche. Dall'altra parte c'è chi pensa appunto che tagliando 57 milioni si possa risanare la situazione del nostro paese, c'è coloro che hanno portato avanti una riforma che porta meno vantaggi al nostro bilancio del bonus biciclette, cioè loro pensano di risolvere i problemi con un intervento sul bilancio dello Stato che pesa meno del bonus per le biciclette. Quindi io sono convinto che comunque la domenica 20 uscirà un risultato che farà capire che in Italia ci sono ancora tante persone che ragionano con la propria testa e che non vogliono subire una casta di incompetenti e di improvvisati. Bravo!